Come si fa a vivere, diciamo, terrorizzati dal fatto che all'improvviso si possa essere bombardati, uccisi? Si vive perché vivi, non è che come dire, non ci si pensa, perché sempre hai la speranza che qualcosa succede e ti ferma tutto e ti salva, no? È dura perché io ho vissuto queste situazioni quando ero giovane, quando ero piccola, e sempre c'è qualche ferita che non si cura, e quando succede questi scontri, perché sempre lì è cenere Scusa, calda scusami, te la devi dare. e scoppia in qualsiasi minuto, come si apre la ferita, si apre quel ricordo, si apre quel disagio, quella paura che tu non puoi fare niente. Anche essendo qui, trovandomi qui in questo momento, è brutto perché sono qui lontana, non sono nessuno qua. È veramente doloroso Attenzione, mira perché non bene, puoi far Gianni, mira bene. niente. Puoi solo sperare che qualcosa succeda e che qualcuno almeno ti capisca e testimonia con te o dice qualcosa. Infatti io ringrazio tutti quelli che sono qua, anche organizzatori, perché è una carezza. È giunto il momento, dopo decenni di violenze, di genocidio, riconoscere finalmente a livello internazionale lo Stato palestinese e mettere fine a queste violenze disumane. Allora, non so se questa cosa è molto politica, non so se bene o male, però era ora di finire un'occupazione illegittima che veramente uccide tutto, cioè tutte le speranze di tantissime persone, non solo i palestinesi, ma anche in genere, tra parentesi, gli ebrei a parte, non gli israeliani, ma gli ebrei, perché prima di essere questa occupazione, prima di essere una cosa contro noi, popolo arabo-palestinese, ma anche contro e strumentalizza, idolizza sofferenza di persone che li utilizza in maniera veramente bruttissima. Ora di finire, cioè di fare almeno capire cosa sta succedendo e cosa Hai succedeva ancora prima.